qui siamo tornati mediaticamente, ovviamente la grande premessa è sempre questa qui, alla Vanzini mood. Problemi, 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 perché ogni tanto, giustamente, ragazzuoli, cioè è logico che sia così il calciomercato, non è che può essere, no? Anche proprio a livello giornalistico, a livello mediatico, sempre comunque rose e fiori, dove costantemente di giorno in giorno ci sono dalla mattina alla sera grandi notizie. Ovviamente va data fiducia, va data speranza anche agli altri, ma il calciomercato è bello perché va vissuto così, quantomeno finché non ci sono delle ufficialità riguardo notizie che vengono ritenute negative. Bene, cioè va contemplata anche il problema, perché fa parte del gioco. E infatti il trucco è proprio lì, evitare di leggere tutte le notizie negative e concentrarsi solo ed esclusivamente su quelle positive, su quelle belle, su quelle che fanno sognare. Però, dato che siamo qui per parlare di problemi, parliamo di problemi, che come al solito sono problemi da vedere, fino a prova contraria, che potenzialmente, certo, potrebbero mandare al manicomio i tifosi juventini, e ci mancherebbe altro che non sia così qualora magari non si andassero a concretizzare nello specifico. Ma ad ora mi sembra tutto quanto estremamente prematuro, sinceramente. Detto ciò, come al solito, per sostenermi, per sostenere il canale, vi invito a lasciare un mi piace e un click semplice, appunto, di sostegno, che a voi non costa letteralmente nulla, né economicamente né tantomeno a livello di impegno. E dato che siete sempre lì, andate un pochino di fianco e cliccate quel benedetto tasto iscriviti se ancora non l'avete fatto, molto semplicemente, no? Detto ciò, finita la marchettata, ovviamente in questa circostanza specifica, che qui quantomeno i problemi si concentrano su due profili, come al solito, no? Uno in entrata e uno in uscita. Quello in uscita, bene o male, è Federico Chiesa, che abbiamo avuto la possibilità già di discuterne ieri, ma ci sono altri aggiornamenti che ovviamente vanno presi tutti quanti estremamente con le pinze, e ci mancherebbe, solo il tempo ci darà un'effettiva risposta. Mentre invece, per quanto riguarda il nome in entrata, è l'operazione che dal giorno 1 di calciomercato Juventus è stata definita l'operazione cardine, il vero grande obiettivo numero 1 da parte della Juventus Football Club in questa sessione di calciomercato, che ovviamente è TK, dopo aver preso KT, che Frent Thuram, no? Si è sempre parlato di obiettivo numero uno, Teun Koopmeiners. E quindi, insomma, facciamo un recap di questi problemi, e se poi a tutti gli effetti possono ritenersi tali, perché anche questa non è proprio una roba di poco conto, che vabbè. Perché intanto, per quanto riguarda Federico Chiesa, ieri si era parlato di una Roma che così di punto in bianco si era già tirata fuori dalla trattativa. Perché si è parlato, no, di accordo di massima tra Juventus e Roma per il giocatore, solo che il giocatore, che pare si sia messo un pochettino di traverso, no? E quindi dopo 2 o 3 giorni basta, Roma fatto finito, tutto quanto chiuso, che già stona abbastanza di per sé. E già nella giornata di ieri, anzi nella serata di ieri, Pedullà quantomeno, ha riportato che non è che sia proprio del tutto così, ovvio, come anche estremamente logico che sia, la Roma non aspetterà vita natural durante, perché se ha bisogno di un giocatore in quella zona di campo non è che per forza di cose può aspettare Chiesa fino al 30 d'agosto per poi magari rimanere col cerino in mano all'ultimo secondo. Però è anche un pochettino da capire, ovvio, non c'è tutto il tempo del mondo. Però neanche una questione di 2 giorni, come i fidanzamenti estivi, o se è una roba, io ho voglia di ciulare, o che mi rispondi entro 5 minuti o ne vado a cercare un'altra. Sinceramente non penso funzioni così, a maggior ragione se, da come si dice, è l'obiettivo numero uno della Roma. È un giocatore che, insomma, ha attratto completamente Daniele De Rossi, e che vorrebbe tutti i costi alla Roma. Insomma, andiamoci un attimo cauti, andiamoci un attimo cauti. Poi certo, il problema lato Juventus potrebbe sorgere qualora magari il giocatore si impuntasse, sia per quanto riguarda il rinnovo, sia per quanto riguarda magari un addio andando alla Roma, perché
perché magari vuole più soldi che la Roma non è disposta a dare, perché magari vorrebbe giocare o in Premier League o in Champions League e la Roma, evidentemente, essendo un club italiano che parteciperà all'Europa League, non ti può garantire nulla. Se in tutto questo magari non ti può garantire neanche il tuo piacere dal punto di vista economico, è difficile, per l'amor di Dio, questo assolutamente. D'altro canto però, poi bisognerà capire indubbiamente il da farsi, perché poi nelle ultime ore è uscita anche la notizia riguardo il fatto che in realtà la Juventus non ha mai proposto un reale concreto rinnovo a Federico Chiesa. Io sinceramente mi ricordo un qualcosina di diverso, poi è ovvio, magari la Juventus vuole che escano determinate notizie e l'entourage del giocatore altrettanto, ci mancherebbe altro. La vera verità in pochi magari la sanno concretamente, che sono appunto i diretti interessati. Però se in lungo e in largo mi si parlava al tempo di proposta, rinnovo ponte, tutte queste pugnette qui, vedendo che comunque Chiesa si sapeva da un bel pezzettino, no? Che sarebbe andato in scadenza nel 2025 e magari era nell'interesse di pochi l'idea di perderlo a parametro zero, sinceramente dubito che a luglio 2024 non sia mai stato proposto un rinnovo, né per più anni, né rinnovo ponte, e ok? Che non ci si sia mai interessati riguardo una partenza o meno di Federico Chiesa, boh. Dopo va bene, dopo si aprono magari tanti discorsi, alla fine verrà fuori che sarà veramente così, però insomma, io questo sinceramente ancora continuo a non vederlo come un problema totale. Rischia potenzialmente di esserlo qualora si dovesse perdere veramente tanto tempo, soprattutto perché, sempre stando a ciò che ci stanno dicendo, insomma, Federico Chiesa non è che poi rientri così tanto all'interno dei piani né di Thiago Motta né quindi di conseguenza tanto meno della Juventus Football Club, e quindi, come logico che sia, se non vedi più un giocatore che fino a due mesi fa era titolare, stai tracciando delle ipotesi per quanto riguarda il rimpiazzo. E sappiamo benissimo tutti quanti che in questo momento, sempre a livello giornalistico, questo lo ribadiamo sempre, che è sempre buono come discorso, il profilo è quello di Jadon Sancho, e viene da sé che magari prendendo per buono sia la Juventus che non vede in Chiesa il giocatore per il futuro che l'alternativa è Jadon Sancho, viene da sé che anche qui non è che puoi aspettare il 15 d'agosto prima della decisione finale o prima della partenza di Federico Chiesa, perché da qui al 15 d'agosto è presumibile pensare che Jadon Sancho si sia accasato, e probabilmente anche da diversi giorni. Quindi in quella determinata circostanza si potrebbero aprire dei discorsi legati a dei problemi, dove la situazione Chiesa ti va in un qualche modo ad intoppare il mercato in entrata e il mercato in uscita, evidentemente. Però calma, alt, si dice che il 22 raggiungerà la Juventus in Germania, dove Thiago Motta dirà il 22 a Federico Chiesa che è fuori dal progetto. Io sinceramente anche qui presumo che in caso sia stato avvisato a tempo debito, ecco, per quanto indubbiamente magari prima poteva essere concentrato sull'europeo, poi sul matrimonio, in quanto si sposerà proprio il 20, e quindi insomma è difficile, no, vederlo prima, appunto, quantomeno del 22, neanche alla Continascia, ma in Germania. Però attenzione che comunque da qui al 22 sono comunque quasi due settimane, e sinceramente mi sembra una tempistica abbastanza lunga, a maggior ragione se si parla di vado in Germania per fare qualche allenamento per cercare di convincere Thiago Motta, che poi i discorsi sono quelli lì. Al di là del discorso convincere Thiago Motta, finché si parla di un giocatore in scadenza il 30 giugno del 2025 che durante il calciomercato 2024 continua ad essere ad un anno dalla scadenza, ci fai relativamente poco. Cioè, nel senso, o che si rinnova o che si va via. Poi certo, ovvio, c'è anche sempre l'ipotesi del rimanere e firmare a gennaio a gratis per un'altra squadra, ci mancherebbe, non sarebbe nel primo né l'ultimo caso, figuriamoci. Però non penso che Giuntoli sia tanto improntato verso questa cosa qui.
così come appunto mi fa strano che Giuntoli non abbia detto al diretto interessato: se davvero non fa parte del progetto di Thiago Motta, che a tutti gli effetti non lo sia, vedendo come si sta muovendo per tutti gli altri giocatori a tutti gli effetti in uscita e che a tutti gli effetti non sono al centro del progetto Thiago Motta. Però ad oggi parlare di reale concreto problema mi sembra esagerato, perché sinceramente di soluzioni ce ne sono anche diverse, c'è ancora un pochettino di tempo e quindi non che non diventerà mai un problema, ma indubbiamente ad oggi non lo è. Come quello di Koopmeiners, perché la notizia che è giunta ieri intanto è che il Liverpool, per stare dalla parte del sicuro, qualche chiamatina all'entourage, al giocatore, l'ha già fatta, in quanto sarebbero potenzialmente no, anche interessati all'acquisto, a formulare l'offerta all'Atalanta, Liverpool che indubbiamente avrebbe anche più potenza di fuoco rispetto alla Juventus dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda il cartellino, che figuriamoci poi quando apriamo discorsi legati all'ingaggio, apriti cielo. Che però al momento Koopmeiners ha detto no, perché bene o male in parola con la Juve, ma che allo stesso tempo un'altra notizia uscita è che la Juventus per il cartellino di Koopmeiners al massimo si vorrebbe spingere sui 42, massimo 45 milioni, proprio perché consapevole dell'accordo tra la società appunto e il giocatore stesso. Che questo sinceramente mi stona un pochettino di più, perché qui più che altro il favore eventualmente te lo dovrebbe fare proprio l'Atalanta stessa, e se magari veramente poi ci sono dei club intenzionati concretamente al giocatore, vedendo che sono arrivati tipo a più di 50 milioni per Calafiori, sempre dall'Inghilterra, ecco, un giocatore del calibro di Koopmeiners penso che si possa arrivare a cifre molto importanti. Poi ovvio, magari l'Atalanta può essere a conoscenza dell'interessamento della Juventus, può essere a conoscenza di un accordo di massima tra la Juventus e il giocatore, e quindi magari per soddisfare anche le richieste di un giocatore che indubbiamente ha dato tanto all'Atalanta sul campo e che darà tanto all'Atalanta dal punto di vista economico, può dare una sorta di corsia preferenziale alla Juventus, indubbiamente. Ma immagino, come anche estremamente giusto che sia, e non lo possiamo neanche negare, di fronte alle giuste cifre, di fronte alle giuste condizioni dal punto di vista economico, perché anche da juventino, da gobbo di titanio, riconosco che magari chiedere 40 milioni per Sulé e pensare che 45 sia l'offerta massima che per Koopmeiners, viene da sé che è Narnia, cioè nel senso non giriamoci neanche troppo attorno. Poi ovvio, anche qui magari la richiesta di 40 per Sulé è perché la Juventus non si vuole privare di Sulé e l'Atalanta cederà Koopmeiners, Juventus o qualsiasi altro club, anche perché proprio il giocatore se n'era uscito a marzo, mi pare, aprile, quando era, con un'intervista al The Telegraph dove aveva già annunciato che a fine stagione sarebbe poi andato in un'altra squadra. Quindi questo magari può anche un pochettino abbassare la cifra del cartellino, per l'amor di Dio. Ma io penso che in linea di massima è ovvio la Juventus abbia già fatto qualche chiacchiera con l'Atalanta, sappia già a grandi linee quella che è la richiesta dell'Atalanta per Koopmeiners, dove anche qui loro magari ti possono dire voglio 70 milioni, che magari una cifra esagerata, e molto probabilmente, barra quasi sicuramente mi sento di dire, qualora la Juventus dovesse trovare un accordo con il club bergamasco, sarebbe di una cifra anche abbastanza tra virgolette inferiore rispetto a quella lì. Però 45 è un pochino troppo poco, e se davvero Koopmeiners è l'obiettivo numero uno, mi immagino che la Juventus sia già ben là che conscia che anche qui, un pochino come per Douglas Luiz, quantomeno sulla cinquantina, quantomeno inteso proprio come minimo, ci devi stare. O se magari davvero ritieni al massimo di dover spendere 45 milioni per un giocatore come Koopmeiners, fai prima a guardare già altrove
e magari affondare qualche colpo altrove, perché il gioco non varrebbe sicuramente la candela, ecco, e non ci possiamo neanche troppo girare attorno. Poi, indubbiamente, è ovvio che l'operazione Koopmeiners te la deve finanziare il mercato in uscita, dove lì magari sei un pochettino più bloccato, dove magari, perché no, ti aspettavi in questo momento qui di aver diversi tavoli ben avviati per quanto riguarda partenze di giocatori che magari ancora ti ritrovi. Pensavi, no, magari di farti 30 milioni, 25 milioni per McKennie nell'operazione che l'avrebbe portato alla Aston Villa, mentre invece te ne sei fatti 8 con quello di Barrenechea, dove comunque c'è una differenza di quasi una ventina di milioni di euro, che probabilmente avrebbe potuto, no, anche fare una piccola differenza. Però, insomma, anche qui parlare di problemi esagerati mi sembra quantomeno un attimino presto, perché ridendo e scherzando, per quanto il mercato della Juventus sia stato particolarmente attivo negli ultimi giorni, cioè, minchia, è iniziato da una settimana. E quindi ancora un pochettino lungo e ancora di acqua ne passerà sotto i ponti. E come sempre, passare dalla gioia massima alla depressione totale, perché magari poi certi giornalisti la mattina ti dicono una roba e la sera te ne dicono un'altra. Sinceramente anche no. Sinceramente anche no. Ma questo ovviamente è solo il mio punto di vista. Voi, ragazzuoli belli, fatemi ovviamente sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!